Dal 25 al 28 luglio in Contrada Bura a Tolentino, nuova edizione, la 37esima della Festa della Bura e Sagra del Polentone e della Polenta. Ottimo cibo da degustare qui o da asporto tutte le sere e poi l'immancabile musica live fino a tarda sera. Non vi resta quindi che raggiungere l'omonima Contrada Tolentinate, avete tempo fino a domenica 28 luglio. Nazareno, oltre 1000 porzioni, quelle distribuite questa sera del vostro tipico e indimenticabile polentone, ne stai per sfornare altri? Sì, purtroppo non ne possiamo più, ci dispiace, però più di questo noi non possiamo fare. Siamo contenti che la gente viene, però stiamo invecchiando, purtroppo stiamo invecchiando. E la tua postazione è sempre molto calda? Caldissima, infatti vedi che purtroppo sto, diciamo, scolando. Oltretutto è anche pesante. E oltretutto è davvero goloso e pronto per essere assaggiato. C'è un ingrediente segreto che le vostre cuoche inseriscono? Diciamo tanto cuore. Alla Festa della Bura edizione 2024 fervono i preparativi e si continua a cucinare fino a tarda sera questa magnifica grigliata. Qui con noi c'è Giovanni. Che cosa proponete quest'anno? Quest'anno di nuovo proponiamo i rosticini direttamente dall'Abruzzo. Questo è importante perché siamo riusciti a... Conosciamo certi dell'Abruzzo e ci hanno dato proprio la rosticina dell'Abruzzo. Poi vabbè, solita grigliata con costarelle, in dialetto, il costarelle noi chiamiamo. Poi ci sta capocollo e c'è la solita salsiccia, che quest'anno siamo riusciti a trovare un ragazzo casarecce, proprio fatte veramente... buone, che devo dire. Ma in questa prima serata di festeggiamenti non può mancare il vostro tipico polentone. Sì, questo è. È il giovedì classico della Bura, il polentone, dove la gente viene veramente per mangiare il polentone. Ricca pesca con tantissimi regali EMI, quest'anno che cosa proponete? Come primo premio la classica televisione e quest'anno un sacco di premi per grandi e piccini, dalla famosissima friggitrice d'aria che ora va alla moda e tanti giochi per bambini. Vi aspettiamo per queste quattro serate insieme. Tutti questi premi sono stati messi a disposizione da tante realtà del nostro territorio che come sempre vi sono vicine e sostengono questa festa. Sì, esatto, abbiamo un sacco di collaboratori che comunque ci aiutano, ci sostengono e ci donano parte, ecco, della loro merce per allestire questa ricca pesca. Un'associazione questa della Bura che si apre sempre di più a tutti voi giovani, siete tantissimi quest'anno, tutti voi che state aiutando, lavorando e dando una mano. Sì, esatto, cioè chi ci è cresciuto, per noi ormai è una tradizione, è bello anche ritrovarsi ogni anno e ritrovarsi tutti qui per festeggiare insieme, darsi una mano e far sì che la festa sia sempre più bella. Venite alla Bura dove si respira l'aria pura!